Buon dì, qua, su un'altra volta per si per Truese, parlo un po' più montese, e Sarcheta riprende il corso, che la viola sa, la giunta il mese di novembre, dicembre del 2021. Sono passati 6 mesi, né? Beh, insomma, bene, si per fare, ce n'è a tre, il terzo corso. Il primo lo abbiamo fatto nel 2020, il secondo nel 2021 e adesso il terzo 2022. Da come fare la prima parte? Perché il WhatsApp non permette niente più che due minuti e che cosa. E va, allora. Alle corsia a gratis, eh? Trabajamos gratis, ma a costa mac, cuesta un pochito. Prima cosa che costa, studiare in compagnia, studiamo insieme, cerchiamo di parlare insieme, nel gruppo di WhatsApp, e se possiamo, parliamo, scriviamo in piemontese. Seconda cosa che costa, seconda roba, eh? Che costa, allora, parli, lese, scrive in piemontese, se potuma, parluma, lesuma, scrivuma in piemontese. Se qualcuno appel pa ferro in piemontese lo fa in spagnolo, in castigia che disuma noi. Terza cosa, conserve la memoria di rei, e quando che parluma di rei, all'epa che disuma una parola brutta, eh? All'è una bella parola, i vei, i nostri pare, eh? I nostri pare, le nostre mare, i nonu, che l'hanno parlato in piemontese. Conserve questa memoria ai nostri cari vei. E poi qua, rispettessero il gruppo, una cosa importante. Cercuma pa parlare ante il gruppo, il WhatsApp, c'era e cose che sono personali. Quelle cose lì, cose robe lì, le parluma anzi il contatto della persona a persona. Entonces, trattiamo di che le cose personali non entrano qua. E niente politica, niente religione, niente cose che fanno. E allora, seguituma con la seconda parte. Da terza lezione, seconda parte. Este año vamos a trabajar de una manera especial. Cada clase vamos a tomar un dicho piemontese. El dit piemontese, el proverbi, la sentenza o le sentenze. Le sentenze piemontese. Mi stavolta. Ti hai trovato questa sentenza, questo dit, e questo almanac, che la mandammo una miss del Piemonte, che si chiama Giovanni Bricco, attraverso un'altra miss, che è dell'Argentina, che è colonia marina, la miss Frola Matias. E la mandammo questo almanac, un bel almanac. Allora, un dit per mincan dit l'an, un dicio per cada dia dell'anno. È il mosso almanac. Il dit d'anche, scutelo vin e lo resuma, è il signet del do disne, del do mesdì, o a porta male testa o a fa digerire. È il signet del do mesdì, o a porta male testa o a fa digerire. Lo dicho o son verdadero o no, cada uno lo ve. È il sueñito del después del mediodía, o sea, de la siesta. O nos trae dolor de cabeza o nos ayuda a digerir. Voilà. E con cus dizi, cercuma seguite a studiare il piemontese. Guardate la prima parola. El sueñet. El sueñito, el sueñecito. In piemontese, la segne, parei, la segne. Al femminile, è femminino, è il sogno. Quando parlo del sogno, che è gana di dormire. E là in un sogno, tengo un sogno.
in castellano è masculino. Tandisca se mi fu il diminutivo, el signor è masculino. La seña. Y fíjense que hay un cambio en la raíz de la palabra. Sí, con la U, es seña, con EU. Como en castellano, que también tenemos esto. Yo digo cuento y digo contamos. No es ninguna novedad en las lenguas latinas. El seña, la seña. Del dop Disney. Cosa que el dop Disney, la siesta. Después del almuerzo. U, casdicetco. Dop mes di, el después del mediodía. Para él, tar sapà. El signet del dop mes di, o aporta mala testa, o a fa digeri. Guardi bene sì, o aporta mala testa, hay un verbo, hay un verbo. Al el verbo purte. Ebbene sì, hay una cosa, una roba che tu capite proprio bene a piemontese, il verbo è porté. Porté. Porté è llevar o traer también. Acá sería causar, también se usa en ese sentido. Allora portamos mal testa. La sen che l'hai fight. Me dormí y después me trajo mal de cabeza. Porté. Suena la O como U. Perché? Perché alla nen l'accento della voce non tiene l'accento. Ma se mi dico, Joanin, portansa la cadrega, vele lì, se scrivo, porta ansa la cadrega, e alle o. Perché? Perché l'accento della voce alle anslo, anslu. Allora, porta. Quando ti supporta, scrivo l'accent, scrivendo l'accent fa O. Queste cose sì che cambiano, ante il piemontese, aspetta se patruma o se piuma da altri verbi. Per esempio, il verbo druke. Druke. Voi sapete che druke, druke è caer. Druke. Ma, attenzione, drokanen. Bene lì, quando mi dico drokanen, la vus abita l'accento anslo, anslu e asfa o. Drokanen. Fíjense che nostros nonos, nostros padres, lo hablaban bien e non lo sabían escribir. Sin saber estas reglas, las aplicaban bien. ¿Por qué? Porque habían aprendido la lengua, el idioma, desde la cuna. La lengua che s'imprenta la mamma è sempre una bella lengua e bendita. Bendita, ben scritta. Come a casdeu. Drokanen, verb, druke. E andiamo avanti. Ora, andiamo alla quarta parte di questa prima lezione. Questa è l'ultima, e finiuma. Hay el trabajo de fe ante acá, el trabajito que tienen que hacer ustedes. Due tuma, le parole ante el post just, ancus test, sí, hay el post con un puntín, porque manca la parola. Andiamo con la truma, per butela bene lì, la truma bene sì suta, abajo están las palabras que hay que colocar arriba. E varduma bin, y luma, bel. Al del tu parejas tu el palese, no bene sì, has visto queste parole sì, casunzuta, fight, a tranquil, ora, goi, signet, portame, arpusene, domesdì. Attenzione che è una parola che è composta, testa del e. Cuando yo doy estos trabajos, trato de introducir otras palabras. Casun es sinónimo, por ejemplo, se mi ante el dit ilai del dop mes di, el después del mediodía, o sea la siesta, hasta el dice co dop disne. Cosa que el disne, el almuerzo. Y quad moment, per mangiare, ante la jornada, ante el día sum. Prima al mattino,
la colazione, poi Disney, poi dopo merenda e finalmente la cena. Allora, questi quattro momenti lì sono colazione, mezzì, merenda e cena. Mi spendisce in una maniera o in un'altra maniera. E también introduzco parole nuove per dovere il dizionario. Ser come ser che queste parole ante il dizionario, ante il vocabolario. E svedumo l'altra volta. Ciao ciao, belle cose. Ciao.